Nell'intervento conclusivo al convegno di ieri alla LUMSA, Ambiente, Salute e Lavoro, un cammino possibile per il bene comune, l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha detto che l'evento rappresenta un punto di partenza di una stretta collaborazione tra Taranto e il governo nazionale. Rivolgendosi ai ministri, Santoro ha chiesto di farsi portavoce dei bambini del reparto oncologico dell'ospedale Moscati, che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha visitato insieme al suo staff, di tutti i malati, dei disoccupati e dei quasi tali di Taranto. La pediatra Anna Maria Moschetti, nel suo intervento, ha evidenziato che a Taranto c'è una strage di bambini a causa dell'inquinamento. L'arcivescovo ha parlato di speranza e fiducia come antidoto ad ogni male. Basta con le promesse, ora occorrono progetti concreti, ha proseguito l'arcivescovo, proponendo un tavolo permanente sulla questione tarantina e chiedendo che vengano finalmente applicate in termini rigorosi le prescrizioni dell'AIA, senza ulteriori ritardi. Che si arrivi a prevenire e rimediare al danno sanitario attraverso la realizzazione di una rete virtuosa di laboratori per diagnosi precoci nelle zone geografiche esposte a rischi e su fasce di età particolarmente sensibili come i bambini e gli anziani, abolendo il ticket sulle indagini diagnostiche, e che venga istituito un fronte pro Taranto composto da vari soggetti in cui il bene della città prevalga su qualunque altro interesse. I ministri Orlando e Lorenzin hanno ribadito che l'Ilva va risanata perché non può chiudere. La sfida è quella dell'ambientalizzazione dell'area a caldo. Per Legami Ionici, l'obiettivo dei ministri di rendere l'Ilva compatibile con la città è utopistico. Nell'ultima relazione sui dati dell'inquinamento rilevati a Taranto e inviata alla Procura, l'ARPA Puglia evidenzia la diminuzione delle emissioni di benzoapirene, diossina e la riduzione delle polveri. Dunque la qualità dell'aria è migliorata da quando le cokerie e gli altiforni dell'acciaieria sono stati fermati, come previsto dall'AIA. Ma la situazione, avverte l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, potrebbe peggiorare quando gli impianti rientreranno in funzione. In situazione di calma di vento fra le 7.30 e le 8, i valori in concentrazione di IPA, idrocarburi policiclici aromatici, oscillavano fra i 100 e i 180 nanogrammi per metro cubo in via Dante nella zona Bestat. E quanto ha comunicato il presidente dell'associazione Peace Link di Taranto, Alessandro Marescotti, all'ARPA Puglia. Si tratta, aggiunge Marescotti, di valori ben oltre i limiti di legge, registrati con l'analizzatore Ecochem Pass 2000 CE, ricevuto dal Rotary Club Taranto, lo stesso in dotazione all'ARPA e all'ILVA. Fino al 31 maggio 2014 le liste d'attesa per le visite mediche presso le ASL pugliesi saranno smaltite attraverso il prolungamento dell'orario per 12 ore e, se necessario, fino a mezzanotte e anche la domenica. È quanto prevede l'accordo siglato presso l'Assessorato regionale alla Sanità e i rappresentanti delle associazioni sindacali. L'ente regione ha stanziato 22 milioni di euro per velocizzare le visite cardiologiche, endocrinologiche, oculistiche, le mammografie, le TAC, le risonanze magnetiche, vari tipi di ecografia, colonscopia, gastroscopia, elettrocardiogramma, fondo oculare, campo visivo ed elettromiografia. Le ASL valuteranno, secondo le liste d'attesa in loro possesso, le priorità su cui intervenire in maniera più urgente. I carabinieri della stazione di Laterza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Taranto una coppia per spendita di banconote false in concorso.
La donna, 35enne della provincia di Matera, e l'uomo, 44enne di Crispiano, sono stati sorpresi mentre cercavano di smerciare la falsa banconota in un esercizio commerciale dove avevano acquistato della frutta. Il gestore ha subito allertato il 112. Giunti sul posto, i militari hanno identificato i due e posto sotto sequestro la banconota, che verrà inviata alla competente filiale provinciale della Banca d'Italia per accertarne la falsità. Per la coppia è stato proposto il foglio di via obbligatorio dal comune di Laterza. I carabinieri di Martina Franca hanno recuperato le due cassaforti rubate ieri mattina dall'ufficio anagrafe del comune. Tre giovani del luogo, fra i quali un minorenne, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Taranto per furto aggravato. I tre, fermati, controllati ed interrogati, messi alle strette, hanno confessato di aver nascosto le casseforti lungo la strada che porta a Noci. Erano ancora integre e non erano state manomesse. I militari hanno trovato anche un piede di porco utilizzato per scardinare l'armadio in legno che le custodiva ed uno zaino per il trasporto del materiale. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Inoltre sono stati acquisiti i telefoni cellulari dei tre giovani al fine di ricostruire i movimenti ed eventuali legami con altri soggetti coinvolti.